Ok. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, ed eccoci qua puntuali come Commissione Nazionale Biblioteche Ragazzi e Servizi del Live nella 58ª Fiera del Libro per Ragazzi, anche quest'anno online, e abbiamo approfittato per presentarvi un lavoro molto importante che sta conducendo la Commissione AIB Biblioteche e Servizi per Ragazzi. Io mi presento, sono Milena Tancredi, componente dell'esecutivo nazionale AIB e anche come componente CEN anche della Commissione AIB Biblioteche e Servizi per Ragazzi. Si prefigura importante questo appuntamento per i temi che andremo ad affrontare, dal censimento delle biblioteche ragazzi sul nostro territorio nazionale alla presentazione di un corso base online su biblioteche per ragazzi che sarà attivato sulla piattaforma AIB, in modo da venire incontro alle necessità di formazione in materia con un'attenzione particolare agli aspetti appunto sostanziali e più tecnici del lavoro nelle sezioni ragazzi. Io aprirei subito con Francesco Rangella, componente, siamo entrambi componenti del Comitato Esecutivo Nazionale dell'AIB e componenti anche come CEN della Commissione, e ci porterà i saluti da parte del coordinamento nazionale e della Presidente. A te la parola, Francesco. Sì. Grazie Milena. È sempre una bella occasione ritrovarsi nell'ambito della Fiera del Libro di Bologna. Chiaramente il fatto di non essere in presenza ci mancano molto le relazioni, i rapporti che sono una delle componenti più importanti proprio delle biblioteche per ragazzi e anche dello stesso stand delle biblioteche per ragazzi che abbiamo frequentato per tanti anni. Speriamo di farlo presto. Credo che cade in un momento importante questa iniziativa su un tema fare rete i bibliotecari per bibliotecari, che è anche un po' la mission, diciamo, dell'Associazione Italiana Biblioteca, di tutto questo lavoro che si è fatto nel precedente mandato e anche in questo particolarmente. È il notevole lavoro fatto anche dalla Commissione Biblioteche per Ragazzi. Ecco, voglio ricordare qui la traduzione delle linee guida IFLA sulle biblioteche per ragazzi, il questionario che poi se ne parlerà successivamente sulle biblioteche sempre per ragazzi e questo corso online che era proprio nel programma della Commissione Biblioteche per Ragazzi e che ha fatto un lavoro davvero importante, veramente importante e proprio offre degli strumenti, ecco la cosa molto importante delle commissioni e della Commissione Biblioteche per Ragazzi, offre degli strumenti ai diversi bibliotecari in un momento dove c'è carenza proprio di strumenti in giro nelle biblioteche. Viviamo una crisi molto complessa, non ne siamo ancora usciti a livello non solo del paese, ma anche delle biblioteche. Le riaperture non saranno una passeggiata. Io quello che sento in giro non ci sono notizie particolarmente favorevoli. I protocolli saranno abbastanza complessi e dunque c'è tutta una realtà dove dovremo attenzionare, come abbiamo fatto, ecco, come Comitato Esecutivo Nazionale, come AIB, per sviluppare tutti gli aspetti in positivo delle biblioteche. Ecco, io penso solamente al tema, uno dei temi che è molto sentito da tutti i presidenti, veniamo dai presidenti regionali, veniamo da un incontro CNPR praticamente sul tema proprio delle tematiche, delle criticità delle biblioteche, il problema dei concorsi, ecco, cioè praticamente da più parti ci sono veramente delle situazioni di crisi. La biblioteca di Pescara è l'ultima
così, dove siamo intervenuti, dove è intervenuta anche la stessa sezione. Ecco, dunque, questi momenti del fatto di fare rete, tutti molte volte un po' scocciati, molti colleghi dicono: ma cosa mi serve essere iscritto all'AIB? Ecco, essere iscritti all'AIB significa fare rete, ecco, fare rete attraverso una comunità professionale attenta ai bisogni dei bibliotecari e non solo, attenta agli utenti, attenta ai lettori e attenta alle biblioteche. Ecco, io penso che sia importante questo passaggio, ecco, del corso sicuramente, che è stato fatto con grande impegno, è stato strutturato dalla commissione con grande impegno e con grandi competenze. Ecco, questo è importante, perché all'interno dell'AIB ci sono le migliori competenze in campo biblioteconomico e anche nelle biblioteche per ragazzi, basta vedere i nomi dei componenti. Ecco. E poi l'altro aspetto di conoscere un po' la nostra realtà delle biblioteche per ragazzi. Questo in considerazione del fatto che era uno strumento che mancava, ecco. Per esempio, voglio dire, proprio a 50 anni dalla istituzione della prima biblioteca per ragazzi, la Biblioteca dei Amici, che compie 50 anni, e nell'ambito di proprio di questi 50 anni la Commissione Biblioteca per Ragazzi è impegnata in una giornata a Genova proprio sui temi dedicati ai servizi per le biblioteche per ragazzi, e un altro impegno preso, diciamo, dalla commissione attraverso la coordinatrice Caterina Ramonda e ai componenti della commissione. Dunque, credo che questi momenti siano, secondo il mio punto di vista, proprio importanti per avviare un confronto anche molto vivace, ecco, un confronto vivace sul tema della biblioteca per ragazzi, ecco, riparlarne dopo tanti anni, ne abbiamo parlato per tanti anni, e vedere le evoluzioni che ci sono stati, capire dove va la biblioteca per ragazzi, i punti di forza, ecco. Questi questionari solitamente ci danno sempre delle sorprese, crediamo degli strumenti burocratici, mentre invece è bastato leggere e anche sentire la bellissimo incontro dei dati Istat sulle biblioteche per capire quanto è importante la biblioteca pubblica nel nostro paese come entità, come realtà culturale, territoriale, quanto sia radicata, più di tante. Forse la realtà culturale più radicata in assoluto, anche più radicata anche delle farmacie in qualche modo, se andiamo a vedere altri ambiti. Ecco, ci ha stupito questo intervento molto, tra l'altro una giornata che ho trovato molto interessante, che ho seguito, ecco, e dunque con questi strumenti crediamo di poter fare più consapevolmente rete all'interno delle nostre biblioteche. Vi ringrazio e ridò la parola a Milena. Grazie Francesco. Quanto sia importante il ruolo dei servizi bibliotecari per ragazzi è fondamentale, perché è lì che nasce l'utente e viene poi guidato a tutti i servizi della biblioteca tutta. Vorrei ricordare gli altri componenti della incarica della Commissione Nazionale Biblioteche e Servizi per Ragazzi: in primis Caterina Ramonda, già citata, con la coordinatrice, Fiamma De Salvo, Franco Fontoli e Nicoletta Gramantieri. Interverranno della commissione Giuseppe Bartorilla e Anna Maria Di Giovanni. Giuseppe Bartorilla, nello specifico, su un lavoro che noi riteniamo come AIB sia molto importante, cioè andare dentro le biblioteche e andare a vedere che cosa succede, quali sono i servizi, che servizi hanno, cosa promuovono, il patrimonio quante volte viene aggiornato, i dipendenti, se sono strutturati e in che maniera sono strutturati, l'orario d'apertura. Questi poi sono gli indicatori che possono dare i requisiti di qualità a un servizio bibliotecario per ragazzi. Appunto, già citato il convegno recente dei dati Istat sulle biblioteche,
e con una particolare attenzione alle biblioteche del sud, dove purtroppo in alcune regioni ancora insiste e persiste lo smisurato utilizzo di volontari nelle biblioteche, per cui quanto è importante che all'interno di una biblioteca per ragazzi, di una sezione per ragazzi all'interno di una biblioteca di pubblica lettura, ci siano bibliotecari e bibliotecarie competenti. Ma questo ce lo dirà adesso Giuseppe Bartolilla. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Sì, l'idea del questionario è un'idea che, come dire, ci frulla nella testa da un po' di tempo, è stata metabolizzata, abbiamo cercato di trovare il modus operandi, insomma. Però ecco, io vorrei sottolineare, alla luce appunto di quello che è stato la ricerca dell'Istat, vorrei sottolineare che, come dire, in qualche modo noi ci muoviamo in una modalità diversa, innanzitutto perché non siamo l'Istat, che già questo è un punto di partenza differente. La nostra idea però in questo caso è veramente quella di provare a cercare di dare il volto, profilare la nostra comunità. Le biblioteche per ragazzi sono, come dire, un angolo importante, diciamo così, del mondo bibliotecario in toto. Qualche volta però sono poco considerate, diciamo che spesso quando comunque in qualche modo si cerca di dare una forma compiuta anche alle riflessioni, alle discussioni, le biblioteche per ragazzi si dà un po' per scontate. Ecco, noi vorremmo proprio questo, che le biblioteche per ragazzi non fossero affatto scontate. Per far questo abbiamo pensato che la cosa migliore fosse quella di provare, con tutti i limiti che un'indagine di questo tipo non fatta dall'Istat potrebbe avere, volevamo provare a chiedere ai colleghi di dare fisionomia al proprio lavoro e alla propria professione, perché le due cose in realtà credo che, se è vero che in tutti gli ambiti biblioteconomici è così, in quello dei bibliotecari per ragazzi credo che sia ancora a maggior ragione più importante, proprio perché comunque le competenze di un bibliotecario per ragazzi non sono solo esclusivamente biblioteconomiche, ma diciamo rientrano in un contesto che potremmo banalmente definire educativo, quindi comunque una serie di strumenti che vanno al di là della biblioteconomia. Quindi la nostra idea era questa, cioè provare a dare un volto alla nostra comunità, chiedere ai nostri colleghi che lavorano all'interno degli spazi dei servizi bibliotecari per ragazzi, sapendo che comunque e qua credo che troveremo le prime sorprese, come diceva Francesco, a differenza di quelle degli adulti, io non sono così convinto che tra nord e sud ci sia questo abisso, anzi è chiaro, al nord i servizi sono costruiti, come dire, a livello di sistema, ma io non sono così convinto, avendo girato un po' per l'Italia, che le differenze siano così accentuate come nelle biblioteche per gli adulti. Questa però, ovviamente, a questo vi potremo rispondere magari l'anno prossimo, quando avremo dato, come dire, forma e volta a questo censimento. Quindi l'idea è questa, cioè chiedere ai nostri colleghi, alle nostre colleghe, spesso amiche e amici, provate a darci un po' del vostro tempo, perché il questionario è, come dire, un questionario corposo, insomma, l'abbiamo testato, abbiamo provato, come dire, a rimodulare, però insomma ci sono alcune parti che chiederanno, come dire, qualche minuto di attenzione e magari una ricerca in mezzo ai dati, ma poi entro nel dettaglio. Però questo credo, ci credo fermamente, sia fondamentale per rivendicare il nostro ruolo all'interno e all'esterno del mondo bibliotecario. Ecco, questa lunga premessa un po' prima di raccontare quello che come abbiamo, come dire, in qualche modo definito questo questionario e come lo somministreremo, perché questa è l'altra questione fondamentale, ma su questo ci arriverò dopo. Il questionario si compone di una cinquantina di domande, detto così suona malissimo, ma
In realtà un terzo sono fondamentalmente domande anagrafiche, per cui cerchiamo di, come dire, di geolocalizzare e dare e dimensionare anche, come dire, le varie tipologie di biblioteche che si... Allora, scusate, parentesi, io parlo di biblioteche per ragazzi perché, come dire, vivendo in una sorta di congiunzione della storia fortunata, la mia biblioteca è un luogo, una biblioteca, come dire, strutturata al di fuori del, come dire, ha un suo spazio ben preciso, ecco, cioè, come dire, ha dei confini ben precisi, confini perimetrali ben precisi. In realtà a me piace utilizzare biblioteche per ragazzi anche laddove ci sono sezioni o dove ci sono, come dire, spesso le biblioteche più piccole, il nostro sistema bibliotecario ne è un esempio, ci sono i monooperatori che lavorano su entrambi i fronti. Quindi quando parlo di biblioteche per ragazzi parlo di spazi e servizi bibliotecari per ragazzi, quindi, però la dignità è quella delle biblioteche per ragazzi, anche se sono una piccola stanza appena appena allestita, ma se c'è un bibliotecario, una bibliotecaria, qua scendo verso il basso citando banalmente l'ENCS, dove c'è un bibliotecario bravi, c'è una biblioteca, a prescindere dalla dimensione, a prescindere dal numero dei computer o il numero delle sedie che sono presenti, e questa è una cosa fondamentale. Quindi quando parlo di biblioteche ragazzi parlo, come dire, in generale di servizi bibliotecari per ragazzi, però mi piace di più, perdonatemi. Dicevo, una parte strutturata appunto in una cinquantina di domande, in 8 step. I primi 3 step sono fondamentalmente anagrafici, il quarto step, per cui le domande riguardano fondamentalmente indirizzo, regione di provenienza, ecco, ci sarà l'indicazione della regione, la richiesta di indicazione della regione, non perché, come dire, non siamo bravi e forti in geografia, ma semplicemente perché poi ci permetterà di, come dire, recuperare i dati in maniera più veloce. Quindi nome, cognome, chiederemo ai bibliotecari, pur in un contesto di, come dire, gestione della privacy da parte dell'AIB, assolutamente, come dire, con tutti i crismi, chiederemo l'indirizzo, perché comunque questo ci permetterà anche di dare, come dire, un volto e un nome alla nostra comunità. Quindi dicevo, le prime 3 sezioni... con l'anagrafica della biblioteca, per cui il nome, l'indirizzo, la tipologia di comune in cui si svolge il proprio lavoro, eccetera. Un quarto step in cui chiediamo, come dire, di definire anche un po', di raccontarci un po' il loro lavoro di bibliotecari e bibliotecari, quindi quanti bibliotecari ci lavorano nello spazio, che se sono dipendenti, se arrivano da cooperative o da altre società, quanti hanno ad esempio un'adeguata formazione specifica, eccetera. Questo ci servirà, a proposito della formazione specifica, poi Anna Maria entrerà in media res sulla questione del corso. Poi, ovviamente, come dire, definire gli spazi, per cui, insomma, un po' di domande che riguardano per chi sono allestiti gli spazi, ci sono gli spazi per tutte, come dire, le fasce d'età che compongono il nostro target. In realtà troverete, abbiamo anche aggiunto, sappiamo che è un po' una difficoltà dal punto di vista del recupero dei dati, perché comunque le statistiche in genere sono piuttosto, come dire, un po' tagliate con l'accetta, no? Per cui 0-15, 0-5, 6-10, 10-14, 15-25. Quindi in realtà sappiamo che faremo un po' di fatica, vi chiediamo di fare un po' di fatica, però ci piacerebbe anche definire un po' gli spazi per gli adolescenti over 14. Poi, patrimonio documentario e un po' di numeri, questa è la sezione più complessa, è quella che, come dire, vi chiediamo di fare un po' più di fatica, perché vi chiederemo dei numeri e secondo noi sono fondamentali anche in termini economici. Ad esempio, come dire, una cosa che ci sarebbe piaciuto, ci diciamo da un po' di tempo, dalla commissione precedente, qual è l'impatto, ad esempio, attraverso l'acquisto dei libri per bambini e per ragazzi, sapendo che il mercato editoriale, come dire, under 18, under 19, è un mercato molto, molto vivo, ma quanto impattiamo come biblioteche? Ecco, questa cosa ci interessava in modo particolare.
Poi infine settimo step è che cosa succede in biblioteca, per cui le attività, che cosa si organizza, se ci sono attività con le scuole. Ultimo ma non ultimo, abbiamo pensato una piccola sezione, l'ultima, con tre domande di cui una aperta, chiedendo che cosa è successo nel periodo di chiusura e se avete voglia di lasciare un commento. Ecco, in estrema sintesi, in sei minuti, ho provato un po' a farvi arrivare quello che per noi è una cosa fondamentale, ribadisco. È importante, ecco. Anche personalmente ho sempre trovato che il nostro problema era quella che non riuscivamo mai a dare, quindi a definire il nostro movimento di bibliotecari e bibliotecari per ragazzi. Anche l'Istat, anche all'interno della ricerca dell'Istat, in realtà abbiamo comunque... Lo spazio per i ragazzi è stato veramente minimo. Quello che vi chiediamo è sicuramente uno sforzo. E l'altro sforzo che vi chiediamo è quello di aiutarci a diffonderlo. Ci piace l'idea che useremo ovviamente strumenti istituzionali come EBCUR, il forum di Nati per Legge, però ci piaceva di più l'idea, ci piace di più l'idea di fare un door-to-door, cioè che il link al questionario venga dato personalmente, per quanto possibile, attraverso bibliotecari e bibliotecari con cui siamo ovviamente, bibliotecarie e bibliotecari che sono iscritti all'AIB, che lavorano con i ragazzi o lavorano per i servizi bibliotecari per ragazzi e che si muovono attraverso le loro reti, reti istituzionali, reti bibliotecari, ma anche, perché no, reti amicali, insomma. Credo di aver detto tutto. Tendenzialmente pensavamo di farlo partire a metà luglio, lo stiamo ancora testando con alcuni colleghi, abbiamo visto che c'erano dei fattori di criticità, avevamo qualche bug che andava risolto, quindi lo metteremo a punto. Abbiamo visto che il tempo per fare il questionario non è tantissimo, la difficoltà più grossa sarà quella di quando vi chiediamo dei numeri, però ormai i gestionari insomma permettono di recuperare, non vi chiediamo quanti bambini di 2 anni e mezzo abbiamo, ma ormai i gestionari in qualche modo ci aiutano a definire almeno per sommi capi quelli che sono i numeri rispetto ai target, rispetto ai bilanci, eccetera. Quindi aspettatevi tra poco l'arrivo, se vi sentite suonare a casa o in biblioteca, aspettatevi un componente della commissione. Bussare alla porta dei nostri colleghi e delle nostre colleghe, che saluto perché ne vedo tra i vari messaggi, ne conosciamo tante, e vi salutiamo, vi ringraziamo per la presenza e l'affiancarci, perché poi, come diceva appunto Giuseppe, è un lavoro che tornerà utile a tutti, a tutti, perché è importante per un genitore, perché la nostra utenza finale, quella a cui noi ci rivolgiamo, è appunto il genitore che sa come accedere facilmente ai servizi. E con questo monitoraggio, che poi in qualche modo ovviamente renderemo pubblico, ci sarà la mappa dell'Italia con tutti i servizi che offrono, appunto come diceva Giuseppe, le biblioteche per ragazzi, ma i servizi bibliotecari nelle biblioteche di pubblica lettura, e gli utenti, per cui bambini, ragazzi, gli adolescenti sapranno se ci sono adolescenti che vogliono partecipare a un blog, a un gruppo di lettura, a delle attività di una biblioteca, sapranno qual è la biblioteca più vicina. Ormai questo periodo della pandemia ha reso il digitale una delle modalità prime di comunicazione. E come diceva prima Giuseppe, io assolutamente confermo che sì, nel convegno dell'Istat è venuta fuori purtroppo questa situazione che c'è a macchia di leopardo nel sud. Devo dire, le più tenaci, le più combattenti sono sempre
le colleghe bibliotecarie bibliotecari per ragazzi che, nonostante la pandemia e tutti i problemi che ci sono stati per le piccole biblioteche di gestire un servizio dall'apertura ad accogliere gli utenti, bene, in tutto il sud c'è stato veramente un una quantità di iniziative di promozione della lettura che devo dire adesso non per essere di parte, essendo io stessa bibliotecaria per ragazzi, ma che la militanza di questo servizio spesso ci mette nelle condizioni di trovare delle soluzioni e delle risposte lì dove non ce ne sono, e anche in territori molto difficili, per cui è vero che nel sud ci sono veramente dei luoghi militanti, di spazi per ragazzi anche in quartieri particolarmente difficili. Noi come AIB sosteniamo, abbiamo sostenuto e anche vinto un premio, una biblioteca in un quartiere molto difficile a Napoli. Quindi vogliamo e dobbiamo lavorare con gli irraggiungibili. E a proposito di irraggiungibili, così per dare un po' di anche di musica e di colore a questo incontro, ci piace farvi condividere con voi, così per dare un momento di quello che per noi vuol dire come AIB restare a fianco. Bene, nonostante la pandemia è un fuori programma, ma ci piace condividerlo perché noi come AIB ne andiamo molto fieri, ed è il bando che abbiamo vinto, Regimi 06, con il Centro per il Libro e per la Lettura, con il progetto dal titolo Mamma Lingua, Storia per Tutti, Nessuno Escluso. Il progetto ha dei partner prestigiosi, adesso non li cito tutti per non dimenticare nessuno. Mamma Lingua, Storia per Tutti, Nessuno Escluso, a chi si rivolge? Alla fascia 06. Che cosa abbiamo fatto in questo periodo di pandemia? Una formazione in tutte le regioni d'Italia, online, e abbiamo raggiunto quelle che sono le numerose comunità straniere del nostro paese, proprio per favorire l'apprendimento dell'italiano e migliorare l'integrazione delle famiglie straniere, partendo da una bibliografia redatta da migliori esperti. Ora, non mi soffermo sul progetto, che potete trovare facilmente nel nostro sito AIB, e tutto quello che accadrà fino alla chiusura del progetto, per cui anche BiblioHub, che inizierà ad andare in giro nelle regioni del sud, ma ci piace condividere con voi il video che presenta questo progetto e che è rivolto, così come a noi bibliotecari per ragazzi piace fare, all'inclusione, a cercare di fare entrare tutti in biblioteca. In biblioteca nessuno è straniero, nessuno è escluso, e in biblioteca ha le porte aperte per tutti. Adesso, se riusciamo a farlo vedere, così diamo un po' di colore e musica a questo incontro con un bellissimo video che... Tutti i bambini e tutte le bambine hanno bisogno di storie. Le storie sono fondamentali per lo sviluppo cognitivo, affettivo e linguistico. Ci sono però bambini e bambine che rischiano di crescere con poche storie. Mamma Lingua cerca di colmare questo vuoto, sostenendo e diffondendo la lettura in lingua madre per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni. Ascoltare e leggere storie nella lingua madre avvicina genitori e figli e crea un ponte tra le generazioni. La lingua madre è una parte fondamentale della propria identità e biografia. I libri in tante lingue fanno scoprire a tutte le bambine e i bambini nuove storie da condividere. La narrazione condivisa in più lingue aiuta a costruire comunità accoglienti e integrate. Le biblioteche custodiscono le storie e promuovono l'ascolto in lingua madre. Mamma Lingua semina parole e racconti in tante lingue per le bambine e i bambini, le loro famiglie e la comunità. Molto fiera, e per riprendere ciò che è stato detto nel video, per cui le biblioteche costruiscono storie, e per costruire storie, Anna Maria Di Giovanni
è necessario che ci siano bibliotecari formati, bibliotecari per ragazzi che sappiano come si fa a gestire una biblioteca. Quindi il questionario del censimento di biblioteche ragazzi sul territorio nazionale sarà importantissimo per raccogliere i dati. Infatti abbiamo coinvolto anche Mira Salvioli dell'ISAP, che salutiamo, doveva partecipare ma oggi per motivi non ha potuto essere qui, ma sarà a fianco a noi in questo percorso. E per rendere questo lavoro sempre più importante c'è bisogno anche della formazione. Quindi da ottobre un corso base online sulle biblioteche per ragazzi sarà attivato sulla piattaforma AIB, in modo da venire incontro a quelle che sono le necessità di formazione in materia, con un'attenzione particolare agli aspetti sostanziali più tecnici del lavoro nelle sezioni ragazzi. Appunto, più tecnici, saper gestire un settore ragazzi per fare in modo che le biblioteche vengano raccontate, che la biblioteca sia un posto dove si custodiscono, ma anche si costruiscono storie. A te la parola, Anna Maria Di Giovanni. Eccomi. Un secondo soltanto. Ok, intanto buon pomeriggio a tutti, sono appunto Anna Maria, faccio parte della Commissione Nazionale AIB delle Biblioteche e Servizi per Ragazzi e in questo appuntamento ho il piacere proprio di presentarvi questo corso dal titolo Costruire Biblioteche per Ragazzi. È un corso tanto tanto discusso fra noi del gruppo, che come ci ha presentato Milena siamo un bel gruppo che rappresenta varie parti d'Italia e questo aiuta anche a capire quali umori e quali situazioni ci troviamo ad affrontare noi biblioteche. Tantissime, però la cosa prioritaria che ci siamo detti e ogni volta ci ritorniamo non solo a fare rete, ma una rete serve anche per poter condividere e poter condividere una formazione. Questo corso appunto è online e mi fa piacere che sia online, perché questo ci permette appunto di poter raccogliere le voci di tante professionalità. Sicuramente sono molte quelle che fanno parte della nostra commissione, siamo 8 persone e queste 8 persone hanno tanto da poter offrire e ci rendiamo disponibili per poterle dare le nostre conoscenze a disposizione dei bibliotecari. E chiaramente l'idea condivisa dal nostro gruppo è proprio quella di fornire la formazione periodica e in continuità per un servizio che riteniamo sempre più qualificato ed importante. Lo scopo, come diceva anche Milena, è quello di offrire ai partecipanti uno sguardo sulla biblioteca per ragazzi a tutto tondo, analizzando sia l'evoluzione dei servizi per ragazzi avvenuta negli anni, ma anche offrire spunti ed esempi da cui ognuno di noi, ognuno bibliotecario, potrà trarre modalità utili per il lavoro quotidiano che si fa nella biblioteca e nelle sezioni ragazzi. Il corso, vi dico subito, si articola su 2 livelli, uno di base e quello avanzato, a secondo appunto delle precedenti esperienze di ogni bibliotecario ed è rivolto ai bibliotecari che già operano presso le biblioteche pubbliche. Il corso è realizzato, come ha detto Milena, online e sarà attivato appunto dalla piattaforma AIB è attivo già dal mese di ottobre. Noi abbiamo già una prima data che è il 6 ottobre. Ha la durata di 25 ore, 18 ore di lezione sono in presenza. Queste 18 ore fanno parte di 6 incontri che si realizzeranno il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18:30. Le restanti ore, che sono 7, saranno dedicate ai test di valutazione dell'apprendimento o allo studio di eventuali materiali didattici che vengono dati dai docenti. Imma Murano sarà il tutor del corso e sarà a cura dell'AIB indicare tutte le informazioni pratiche necessarie per partecipare. Ma veniamo invece a parlare degli argomenti di questo corso base. Il primo incontro sarà dedicato alla storia delle biblioteche per ragazzi
e delle buone pratiche, con un'attenzione particolare sulla biblioteca dei ragazzi negli ultimi anni, dove si parlerà dei nuovi contenuti, delle nuove proposte e i nuovi sguardi, perché poi c'è da riflettere anche su quello che è capitato a noi tutti in quest'ultimo periodo. L'incontro sarà curato da Caterina Ramonda, che tutti quanti immagino conoscono, ed è coordinatrice della Commissione Nazionale Biblioteche, nonché bibliotecaria e formatrice di biblioteche per bambini e ragazzi. Inutile dire che fa tanti tipi di collaborazione, scrive tanti libri, collabora in particolare con il mensile Anders e fa parte appunto anche della giuria del premio Andersen. A seguire troviamo una serie di lezioni. Una è seguita, la troviamo a cura dell'architetto Marco Musco Giuri. Lui ha pubblicato il libro Architettura delle biblioteche, dove presenta un'infinità di progetti, centinaia di fotografie utili. Questo libro è interessante perché anche si può scaricare, ognuno di noi lo può stampare, rilegare e già darci un'idea possibile su quello che Moscovini ci racconta. Ma in questo incontro ci parlerà proprio degli spazi rivolti ai nostri giovani lettori. Poi avremo una lezione dedicata ai servizi della Biblioteca dei Ragazzi e della Sezione Ragazzi, dove si parlerà chiaramente dei servizi di base, che conosciamo, gran parte che lavorano nelle biblioteche per ragazzi sanno quali sono, ma l'attenzione è anche sui servizi del nostro giovane pubblico, perché a differenza delle biblioteche per adulti, il nostro giovane pubblico, che è composto dai piccolissimi fino agli adolescenti, per poi arrivare agli adulti, hanno tante tante esigenze, quindi come tale i servizi vanno differenziati a seconda dell'età. Poi si vorrà anche approfondire sui servizi per attivare attività ed eventi, quali attività e quali servizi per attivare delle attività per il singolo pubblico dei giovani, dai piccolissimi agli adolescenti. Poi ci sarà una lezione sull'organizzazione e la collocazione dei libri, interessante, questo incontro che lo cura Giuseppe Bartorilla, ci parlerà appunto delle tipologie dei documenti, entrando proprio nel merito dei libri che abbiamo di fronte e con cui noi ci dobbiamo lavorare, quindi i fiction, i non fiction, i periodici, le risorse digitali, le risorse multimediali, ma anche con questi libri serve anche dargli una collocazione, serve classificarli, e diventano importante anche ragionare insieme su questo tipo di lavoro, che è anche un lavoro che costituisce anche di sviluppare una modalità partecipata. Mi appello anche a Giuseppe, che è qui, per dire che io ho interpretato e interpreto questa sua indicazione proprio come la possibilità di condividere la tipologia dei documenti e l'acquisizione dei documenti e anche la classificazione a secondo del pubblico che noi ci troviamo di fronte. Poi abbiamo Cristina Bambini. Cristina Bambini è una bibliotecaria presso la San Giorgio di Pistoia, che si occupa da tempo delle tematiche dedicate in particolare alla comunicazione, al web sociale. E lei ci ha presentato e ci presenta un incontro dal titolo che mi fa piacere ricordarvi, La biblioteca fuori di sé, tra territorio, relazioni e comunicazione. Quindi lei ci mette a disposizione le molte anime di una biblioteca per ragazzi e il suo agire tra il culturale e il sociale, che in questo momento ce n'è molto bisogno di potersi confrontare su questo. L'altro incontro ce lo presenterà e ce lo curerà Nicoletta Gramentieri, che è un'altra appunto che fa parte della commissione e che si dedicherà una lezione sui primi lettori, i piccolissimi. Piccolissimi vuol dire avere una cura particolare sugli spazi, sui libri da proporre e sulle letture e le attività naturalmente che si possono proporre per questa fascia di età. Vorrei poi presentarvi
anche a breve, il programma del corso avanzato, che prevede per ora questi incontri. Uno è dedicato alla poesia, avanzato si dice appunto per poter approfondire alcune tematiche che il corso di base non può prendere in considerazione o comunque non può coprire avendo poche ore a disposizione. Quindi uno degli argomenti è la poesia con l'obiettivo appunto di suggerire le modalità proprio di proporre i libri di poesia ai bambini e ai ragazzi e poi scoprire e migliorare la conoscenza del mondo editoriale, cioè di cosa ci offre il mondo editoriale. Poi c'è un altro tema che sarà affrontato, che è quello degli albi illustrati e i libri senza parole, che è dal titolo Leggere le figure in biblioteca. L'incontro ci permetterà di conoscere più da vicino le diverse caratteristiche estetiche, narrative ed emotive dell'albo illustrato e conoscere quello che in qualche modo penso che sia importante di questo documento, che è la grammatica specifica appunto del libro con le figure. Ci sarà un altro incontro che è la biblioteca dal titolo La biblioteca accessibile, i libri per tutti coloro che hanno difficoltà di lettura, nessuno escluso, e che è a mio avviso una sfida che ci vede tutti impegnati quotidianamente, noi bibliotecari e un numero sempre maggiore di case editrici e di associazioni che lavorano proprio per produrre dei libri, proprio per raggiungere tutti i possibili lettori, nessuno escluso. Poi ci sarà un incontro dedicato a tutto dal titolo tutto quanto fa lettura, dal gaming al coding, e un altro titolo che è la letteratura per ragazzi e il mercato editoriale. Chiaramente qui entriamo proprio nel merito di tutto ciò che il mercato e i libri e la lettura ci possono sostenere per proporre ai nostri utenti, giovani lettori, il meglio che ci può essere in commercio o che ci si può lavorare. Ma a tutti i partecipanti chiaramente verrà rilasciato l'attestato di frequenza e poi chiaramente avremo l'onore di accogliere un bel numero di persone. Mi ricordo che c'è un numero che va dai 25 ai 35 partecipanti e che sarà una prima base per poter continuare, a mio avviso, continuare non solo a proporre nuovi corsi di formazione così fondamentali e così importanti per tutti quanti coloro che lavorano e hanno bisogno di un aggiornamento continuo, ma anche per poter metterci in rete e poterci anche confrontare sulle problematiche delle nostre realtà. Per ora non ho altro da dire. Grazie. Bene, Maria, grazie, grazie. Beh, sì, tutti i servizi fondamentali di un settore ragazzi, di una biblioteca per ragazzi. E Giuseppe, Francesco, Anna Maria, quante amiche e quanti amici ci stanno salutando a questo mancato momento di appuntamento che è la Fiera del Libro di Bologna. E quanto ci manca stare lì nel nostro stand, scambiarci saluti, abbracci, e presto questo tornerà. E sono tutti i nostri, ecco, la comunità delle biblioteche per ragazzi, devo dire che è una bellissima comunità. E anche nel tracciare questo disegno del corso di formazione, che i nomi che ha citato Anna Maria sono nomi a voi che ci state seguendo, noti, che gestiscono servizi bibliotecari per ragazzi molto importanti e che hanno messo Nicoletta Bacco, lo stand con la Bacco che sgrida, quanto ci manchi Bacco che ci sgridi e che metti in riga tutti. E noi che cerchiamo di approfittare tutti dello stand per mettere le nostre borse e ci mandi via, non è questo un guardaroba? Bene, sì, ci manca tanto tutto. E veramente anche la Bacco di recente ha tenuto un corso molto importante sui servizi bibliotecari per ragazzi, sulla gestione, molto seguito e molto apprezzato, insomma.
I bibliotecari, i nostri soci, che poi sono i nostri soci AIVE, ecco, ritorniamo alla advocacy, alla mission della nostra associazione, mettere a disposizione del tempo per far crescere questa comunità, la nostra comunità, che è sentirsi, no Francesco, parte di questa famiglia dell'AIVE, in cui siamo cresciuti e grazie alla quale ci siamo incontrati. Molti di noi si sono incontrati allo stand dell'AIVE in fiera a Bologna, e Francesco, con tutto il lavoro portato da te da Genova, con tutto quello che tutti i colleghi citati, un saluto da sud, Loredana Gianfrate, ciao Loredana, ciao a tutti e a tutte, ma se continuate a scrivere così tra un po' ci commuoviamo e vogliamo, usciamo poi dallo schermo e cerchiamo di venire ad abbracciarvi. E quante volte stare lì nello stand ci ha dato la possibilità di pensare a dei progetti su cui lavorare insieme, no? Mettendo insieme tutta l'Italia, no? Centro, sud, la fiera del libro di ciao a tutti, veramente vedo tante amiche, tanti amici. La fiera del libro di Bologna per noi è un appuntamento immancabile, infatti questo è il primo degli appuntamenti. Seguiranno domani, ci sarà l'importante appuntamento con la presentazione della nuova guida Nati per Leggere, pubblicata dall'AIVE, e sarà un momento importante anche questo per la fiera. Insomma, eravamo abituati ad essere lì e a godercela tutti insieme questo momento, ma insomma torneranno i momenti della fiera, che sono iniziati oggi e proseguono domani dalle 17 alle 18:30 con la nuova guida bibliografica Nati per Leggere, la presentazione, e seguiranno mercoledì 16 giugno il pomeriggio, sempre dalle 17 alle 18:30, con il concorso AIVE Emilia Romagna per illustratori, e presenterà il catalogo. Quindi ci siamo nonostante tutto, nonostante tutti. E ora un giro, intanto fatto, Bacco già stava già scrivendo, ricordiamo, guarda, non ho letto il tuo messaggio, Nicoletta Bacco, ti ho anticipato, il nostro gruppo esteso di lavoro in questi ambiti ha prodotto le linee guida che sono online, nuove linee guida per i servizi bibliotecari per ragazze e ragazzi 0-18 anni in italiano, sono nel nostro sito dell'AIVE, sono online, per cui grazie al lavoro prezioso di Antonella Lamberti, Anna Maria Di Giovanni e Fiamma De Salvo, e a supporto della Commissione Nazionale Biblioteche tutta e Servizi per Ragazzi, online trovate le nuove tradotte, le linee guida dei servizi bibliotecari per ragazzi. Io farei un giro veloce con tutti voi, chiedendovi dopo quest'anno una parola chiave che vi è rimasta sia a Anna Maria sia a Francesco che a Giuseppe, una parola chiave che è rimasta nel vostro cuore nel percepire mai come in questo momento quanto siano importanti i servizi bibliotecari tutti, ma in questo caso noi parliamo dei servizi bibliotecari per ragazzi. Francesco? Beh, penso che una delle parole chiave di questo periodo che stiamo ancora attraversando, che stiamo superando via via, sia proprio la condivisione, ecco, cioè se devo scegliere una parola, cioè il fatto di aver in questo periodo condiviso con tanti colleghi la difficoltà di mantenere la biblioteca visibile, ecco, attraverso le buone pratiche. E molte biblioteche, come dicevi già tu, Milena, ci sono riuscite, hanno fatto veramente
le capriole, come si suol dire, è proprio andato un buon esempio, i bibliotecari per ragazzi in particolare, di un esercizio militante della professione. Sì, militanza, l'esercizio proprio della militanza della professione. Giuseppe, cosa ti viene in mente? Una parola chiave? Attiva il microfono. Ma in realtà temo che tutta questa ondata di entusiasmo poi faccia dimenticare quello che in realtà spesso le biblioteche per ragazzi vivono, soprattutto in questo contesto del Covid, che sappiamo perfettamente che gli spazi, i servizi bibliotecari per ragazzi sono più in sofferenza. Penso ad esempio agli spazi per i piccolissimi, che dove gli accessi sono consentiti, ma di fatto un bimbo di 3 anni, di 2 anni, di 5 anni la biblioteca la maneggia, quindi non gli si può dire di non fermarsi sul tappeto piuttosto che di non giocare con nell'angolo morbido. Io credo che le mie due parole sono una legata al lavoro al lavoro che stiamo facendo, questo trittico che, come dire, con cui vi abbiamo inondato, che sono le linee guida, traduzione delle linee guida dei servizi bibliotecari 018, scusate, il corso e il censimento, e credo che le due parole che io utilizzerei, proprio perché sennò il rischio, spesso noi bibliotecari per ragazzi, come dire, viaggiamo con l'entusiasmo, ma sappiamo perfettamente che ci sono problemi strutturali e non sempre bambini e ragazzi sono al centro delle politiche, soprattutto degli enti territoriali. Diciamo, le biblioteche, mi spiego meglio, le biblioteche per ragazzi, le biblioteche che si occupano, i servizi che si occupano per bambini e ragazzi non sempre sono al centro dell'attenzione delle politiche degli enti territoriali. Quindi io userei due parole, che sono una, rivendicare, e questo fa molto, sta molto dentro al questionario, perché il questionario lo vedo veramente, se, come io mi auguro, funzionerà, lo vedo oltre che come strumento per dare una dimensione anche fisica alla nostra comunità, lo vedo anche come strumento per rivendicare, come dire, un ruolo nel mondo. E l'altro, la rete, perché è fondamentale. Per quello vi dicevo che in realtà la parola chiave che ha usato Francesco, condividere, credo che sia fondamentale. Noi vi chiediamo di, nel nostro trittico, vi chiediamo di condividere, perché condividere è fondamentale, ma è fondamentale fare rete, però vi presentiamo un mondo che, se effettivamente viene riconosciuto, come dire, uso l'aggettivo estetico, è bello, cioè c'è un sacco di bellezza e in questo momento ce n'è bisogno. Quindi questo, secondo me, sono le per cui vi diciamo: guardate, i servizi bibliotecari sono questi e vi facciamo vedere le linee guida. Poi dopodiché, se vi piacciono, vi portiamo anche dentro la nostra biblioteca con il corso, e una volta che siete dentro vi diciamo anche chi siamo, quanti siamo e perché possiamo stare insieme. Ecco, secondo me questo è un po' il senso della cosa. Sì, guarda, la bellezza l'ha citata più volte Bruno Tognolini nel incontro che abbiamo organizzato come osservatorio sulla censura sui libri salvati, e quanto sia importante circondare di bellezza i bambini, i ragazzi, e noi lo facciamo attraverso i luoghi, attraverso la selezione dei libri, per cui attraverso la cura nel proporre i libri. Anna Maria, delle parole chiave? Allora, le parole chiave, chiaramente io condivido perfettamente quello che è stato detto da Francesco e da Giuseppe. Certamente la rete è stata la chiave che ci ha permesso di continuare, almeno nel nostro caso, di tanti colleghi, a continuare a lavorare. Noi siamo stati isolati per tanto tempo, non potevamo dare i nostri contributi alle scuole, che hanno risentito tantissimo della nostra assenza, anche se noi abbiamo fatto incontri e la rete ci è servita tantissimo, quindi la condivisione è importante. Vorremmo
utilizzare questo, abbiamo utilizzato questo periodo per rendere almeno ognuno di noi, nel nostro specifico, immagino posso parlare di tutti, creare delle biblioteche di alta qualità, quindi facendo delle selezioni, togliendo i libri brutti, cercando di garantire una programmazione che potesse appunto garantire la bellezza e la qualità. Sono un po' preoccupata per la riapertura, perché è ancora tutto quanto in alto mare, almeno nella mia realtà, però almeno sono contenta di aver curato quello che penso sia utile per i nostri giovani lettori, cioè la bellezza e la qualità del servizio. Non ti sentiamo? Ecco qua, non avevo attivato il microfono. E ritornano quelle che sono poi le parole che cerchiamo sia nel monitoraggio che faremo attraverso appunto questo censimento e quelle che vogliamo creare attraverso la continua formazione che come AIB ci proponiamo di fare, è importante. Tutti noi bibliotecari e bibliotecari ci formiamo, la nostra formazione è una work in progress, ci formiamo continuamente ed è ancor più importante per noi bibliotecari per ragazzi e per ragazze che affrontiamo anche una quantità di pubblicazioni a volte che non fanno appunto il paio con quello che dicevamo, no? Con la bellezza, con la qualità, quindi quanto è importante anche grazie a tutto quello che sta succedendo intorno alla filiera del libro, non dimentichiamoci l'importante contributo del MIBACT per acquistare i libri, quanto è importante gestire correttamente una costruzione di collezioni di libri e quanto è importante per mettere insieme le cose che stiamo dicendo questo pomeriggio anche saper mettere a scaffale queste collezioni e fare in modo che i nostri utenti arrivino facilmente al libro, al patrimonio, che non è più solo cartaceo, sappiamo bene, ma è digitale. Quanto è importante alfabetizzare all'uso competente del digitale, e quindi la condivisione di buone pratiche, quindi la bellezza che è sia nei libri, ma anche nei luoghi. Quanto è importante che, come diceva prima anche Giuseppe, la bellezza succede spesso, no? Che venga realizzata come? A volte con dei cesti, dei libri, ma con un bibliotecario che sappia mettere i libri giusti in quel cesto e quindi queste bibliotecari che sanno creare luoghi di bellezza e promozione della lettura che promuova libri di qualità, ma libri che noi sappiamo possano essere tra i libri che i nostri utenti vogliono cercare a scaffale o online digitale. Quindi continuiamo con la nostra militanza, continuiamo a fare rete, continuiamo a condividere le nostre buone pratiche, continuiamo ad esserci alla Fiera del Libro di Bologna in questa modalità, in maniera giocosa, prima abbiamo salutato un po' tutti e un po' tutti perché ci verrebbe veramente di abbracciarvi tutti realmente, non in maniera virtuale. Gli appuntamenti continuano nella Fiera del Libro di Bologna, organizzati dall'AIB, e ci sarà domani, ricordo ancora, la presentazione della nuova guida bibliografica Nati per Leggere, non ve la perdete perché ci saranno delle sorprese molto interessanti, e così come appunto già citato prima l'incontro del 16 giugno con il concorso dell'AIB Emilia Romagna per illustratori e presentazione del catalogo. Io credo che con questo possiamo, ecco, siamo in perfetto orario. Una cosa fondamentale in questo periodo è anche tenere gli orari, perché siamo per l'inizio e la fine diventa fondamentale, ancor più in un momento come la fiera, dove ci sono tanti appuntamenti interessanti da seguire. Quindi vi salutiamo, grazie per esserci stati, ciao, ciao, ciao a tutti.
ciao a tutte le colleghe, anche a Monica che non avevo visto la, il saluto diretto. E quindi sì, ci sono saluti diretti. Perso. Sono, cioè, è come stare un po' allo stand, infatti c'è stato un momento molto divertente, perché sembrava che, insomma, di stare lì con le nostre solite amiche, colleghe, i nostri amici, insomma. Vi ricambiamo affettuosamente i saluti e a presto. Un caro saluto a tutti. E a ciao a tutti, ciao, ciao, ciao Anna, ciao, 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 ciao Giuseppe, ciao, ciao Milena, un abbraccio. Ciao.